C'è un particolare tipo di linfoma per il quale il dermatologo ha un ruolo determinante nel favorire una diagnosi precoce, che, come per tutte le malattie, specialmente quelle oncologiche, è poi determinante nel determinare il successo delle terapie che poi vengono eseguite. Si chiama linfoma cutaneo a cellule T e noi ne parliamo con un vero esperto, col professor Pietro Quaglino. Buongiorno, professor Quaglino, grazie di essere qui con Buongiorno noi. a lei. Allora, professore, che cos'è esattamente linfoma cutaneo a cellule T? Ci aiuta un po' a conoscerlo meglio? Buongiorno a lei, certo, volentieri. E intanto bisogna dire che più che linfoma cutaneo a cellule T, bisogna dire linfomi cutanei a cellule T, nel senso che nell'ambito di questo gruppo di patologie eterogeneo e raro ci sono molti sottotipi. Ma direi andiamo con ordine perché ho già accennato alcuni aspetti che volevo caratterizzare brevemente. Intanto ho detto che è una forma rara, in effetti globalmente abbiamo un'incidenza di poche nuove diagnosi ogni anno su milione di persone, quindi su 1 milione di persone ci sono 5, 6, 7 nuove diagnosi all'anno, quindi raro. Qual è il concetto degli linfomi cutanei? Sono forme di linfomi che invece di originare nei linfonodi, nel midollo, negli organi linfatici, originano primitivamente a livello cutaneo. Quindi abbiamo dei linfociti che crescono in maniera neoplastica a livello della cute. Non sappiamo le cause e fattori di rischio. Ci sono alcune ipotesi, ma non abbiamo assolutamente nessuna indicazione certa sulle cause. Quello che sappiamo è che appunto si sviluppano primitivamente nella cute e poi possono restare per tanti anni nella cute, in alcune forme invece hanno più una tendenza a interessare anche altri organi, il sangue, i linfonodi e gli organi interni anche. Ho detto che sono rare, che ci sono varie entità, la più frequente o la meno rara, a seconda di come vogliamo vederla, si chiama micosi fungoide ed è un termine storico mantenuto, ma chiaramente non è corretto perché non è una micosi, quindi non è un'infezione da funghi, una volta si riteneva così. È la forma più frequente di linfoma cutaneo a cellule T, caratterizzata da un decorso indolente anche per anni. Questi pazienti hanno macchie sulla pelle più o meno infiltrate e solo una parte sviluppa una progressione che dalla cute va agli organi interni, linfonodi e sangue. Ma non c'è solo la micosi fungoide, nei linfomi cutanei c'è ad esempio un'altra forma molto più rara ancora, penso, e costituisce il 2% di tutti i linfomi cutanei, che si chiama sindrome di Sézary, dal nome questo di un dermatologo che l'ha descritta, e purtroppo questa forma ha un decorso aggressivo con interessamento completo di tutta la pelle da eritema, quindi c'è eritrodermia, e fin dall'inizio abbiamo interessamento linfonodale e cellule circolanti, quindi una forma di leucemizzazione dalla cute, appunto, con interessamento ematico. E quindi chiaramente, a seconda delle differenti tipologie, poi ce ne sono anche altre, cambia l'orientamento diagnostico, cambia l'approccio terapeutico e la prognosi. Chiarissimo, professore. Senta, qual è la qualità di vita di queste persone, tenendo conto un po' della disomogeneità, no? Delle varie situazioni cliniche, però volendole un po' sintetizzare, come stanno queste persone? Sicuramente la qualità di vita è un concetto importante nell'ambito di patologie che interessano la cute, un po' vale per tutte le patologie cutanee, ma chiaramente ben si adatta anche a queste forme di linfoma e si può capire come la presenza di lesioni cutanee più o meno diffuse, ma anche se sono localizzate in certe aree, magari anche visibili, già di per sé può creare un importante impatto sociale nelle persone che ce l'hanno. In più, in molte forme, ad esempio soprattutto in questa Sézary o anche nelle forme micosi fungoide, possiamo avere un prurito spesso importante, severo, persistente, difficile da trattare, senza considerare poi chiaramente che queste lesioni nelle forme avanzate, che per fortuna sono meno frequenti, però possono dare incontro a lesioni ulcerate, necrotiche, quindi con dolore, con rischio di infezioni e quindi con tutto un impatto importante ancora di più sulla qualità di vita, ma anche nelle fasi iniziali c'è un impatto importante che deve essere considerato nella strategia di gestione terapeutica di questi pazienti.
Benissimo, è stato molto chiaro. Senta, professore, veniamo un po' al ruolo del dermatologo. Quindi, quando è che deve sospettare che c'è qualcosa che non va, qualcosa che potrebbe anche essere grave, come lei ci ha spiegato? Quindi, queste lesioni, come si presentano? Cos'è che lo dovrebbe mettere un po' in allarme, professore? Il ruolo del dermatologo, e lo dico non perché sono dermatologo, quindi non parlo pro domo mea, ma chiaramente è evidente che una patologia che si sviluppa sulla pelle arriva al dermatologo per primo. Poi il dermatologo non deve essere solo, poi qua ci torneremo perché è importante questo concetto. Però chiaramente la prima diagnosi, il primo sospetto deve essere fatto dal dermatologo di fronte a un quadro clinico, e magari mi soffermo sulla micosi fungoide, che è la più caratteristica, la più frequente, di lesioni a tipo macchia eritematose con delle squame che si localizzano in zone particolari che sono cosiddette delle aree del costume da bagno, quindi glutei, addome, cosce. Quello può essere un po' il campanello d'allarme. La diagnosi è difficile perché è difficile differenziare rispetto ad altre forme ben più comuni come psoriasi, eczemi, micosi, e quindi l'approccio deve essere molto attento del dermatologo, e di fronte a un quadro clinico non chiaramente dirimente per altre forme deve pensare di fare una biopsia, e qui entra in gioco la correlazione poi col patologo, che è fondamentale per la diagnosi, le correlazioni clinico-patologiche, e da lì poi si sviluppa tutto l'iter diagnostico terapeutico. Cioè la diagnosi non è solo clinica, non è solo istologica, bisogna mettere le varie parti insieme, quindi fin dall'inizio è importante la collaborazione multidisciplinare, che poi si avvale per l'approccio terapeutico della collaborazione integrata con radioterapista, l'ematologo, i vari specialisti d'organo, senza dimenticare chiaramente l'ambito infermieristico e l'ambito di un'interpretazione e di una presa in carico del paziente a 360 gradi, con l'appoggio dello psicologo, eventualmente di nutrizionista e di tutte le altre figure professionali che possono concorrere al well-being del paziente. Ecco, lei aveva accennato per la micosi fungoide, ci avrebbe detto qualche dettaglio in più? Quali sono? Per quanto riguarda l'ambito diagnostico, diceva? Sì, o sì. O in generale? Per l'ambito diagnostico, sì, per quello che deve mettere un po' in allarme il dermatologo, cos'è che deve vedere, che deve riconoscere come una cosa strana. Appunto, l'aspetto clinico in ambito morfologico è proprio la presenza di queste lesioni a chiazza, eritematose ed esquamative, con un profilo un po' policiclico, noi diciamo, localizzate topograficamente nelle aree glutei, cosce, addome, e che persistono nel tempo, magari vanno via con l'estate e poi ritornano, e differenziare queste lesioni dall'ambito di altre manifestazioni più, anche più comuni come psoriasi e eczema, e quindi pensare alla biopsia e poi da lì associare le varie analisi, tra cui importante anche l'analisi del possibile interessamento ematico, quindi la citometria flusso, proprio anche per individuare quelle forme con più completo interessamento cutaneo tipo sindrome di Sézary, a cui accennavo prima. Certo. Senta, professore, di recente c'è stato un evento scientifico rivolto appunto agli specialisti che si chiama Make a Mark, che ha proprio voluto approfondire questo tipo di tematiche. Quali sono stati un po' i messaggi chiave che sono usciti da questo incontro? Sì, è stato un evento che ha visto, proprio nell'ambito della sede congressuale, costruire e ricostruire quello che è l'approccio clinico multidisciplinare, quindi è stato un evento di collaborazione in cui erano presenti dermatologi, patologi, ematologi, radioterapisti, vari specialisti, in cui ci siamo confrontati da un lato su quelle che sono gli update in ambito di gestione di questi pazienti, non solo diagnostica e stadiazione, ma anche terapeutica, perché poi dalla diagnosi chiaramente si arriva alla terapia. E dobbiamo dire che anche se è un ambito di linfomi rari, di forme rare, abbiamo avuto negli ultimi anni la possibilità di avere ben 3 nuovi farmaci, 2 sistemici e 1 topico, approvati specificamente per il linfoma cutaneo. E quindi è importante caratterizzare il profilo di attività di questi farmaci per andare a vedere i pazienti più responsivi. E quindi si è fatto un update di queste nuove strategie di terapia, in particolare focalizzate a uno di questi farmaci, mogamolizumab, particolarmente attivo
nei pazienti con interessamento ematico e quelli pazienti con interessamento ematico anche hanno una migliore risposta cutanea, che si è sviluppata appunto attraverso una condivisione degli update della letteratura dei recenti congressi, ma anche con la presentazione di una casistica clinica interattiva in cui vari specialisti di centri di riferimento in Italia hanno condiviso i dati di casi clinici per una discussione generale. Quindi nell'ambito di una condivisione che non è solo multidisciplinare ma anche multicentrica, in modo da migliorare e favorire il lavoro insieme, la collaborazione, la correlazione per una migliore gestione di questi pazienti. Bene, è stato molto chiaro. Quindi anche per il linfoma cutaneo a cellule T, anzi per i linfomi cutanei a cellule T, come ci ha insegnato, la multidisciplinarietà direi che è la parola chiave. Assolutamente, è importante lavorare insieme, e quello che, se ho ancora un momento di tempo, senza volere prendere troppo tempo, il concetto è lavorare insieme, ma la multidisciplinarietà implica di seguire percorsi di diagnosi e terapia unificati, cioè di credere tutti in un certo approccio, non il dermatologo usa una cosa, il radioterapista un'altra, l'ematologo un'altra. Collaboriamo insieme, ognuno di noi usa la propria expertise, le proprie conoscenze, il proprio approccio integrato per una gestione più precisa e puntuale dei pazienti. Bene, professore, grazie per quello che ci ha raccontato. Speriamo che tanti dermatologi, insomma, ci ascoltino e facciano tesoro un po' delle sue parole. Grazie, professore. Grazie a voi e buona giornata.